Con questo libro affronto questo aspetto della pittura di Gualtiero Passani per la prima volta. Non l'ho fatto in passato per una sorta di pudore reverenziale, o forse molto più semplicemente non mi sentivo ancora all'altezza di farlo. Da tempo ho percepito che non si trattava di semplici raffigurazioni, ma di cose che più di ogni altra interferivano con la sua sfera privata, la sua sfera intima, paesaggi della memoria, perché di questo si tratta. Queste opere hanno la finalità di esprimere la traccia che il tempo ha lasciato nella sua anima, come capita dopo aver fatto un lungo viaggio, un viaggio ricco di esperienze, emozioni, momenti felici o infelici. Non sono le città coi loro nomi ad essere ricordate, ma piuttosto gli accadimenti che ne hanno contraddistinto i vari momenti. Paesaggi della memoria è il titolo del libro, ma è anche la metafora giusta per gestire le pagine di questo ipotetico diario in pittura. Passani lascia spazio unicamente all'essenza emotiva e tralascia ogni aneddotica annotazione. Nonostante non ci sia l'impegno descrittivo in queste opere, vi si ritrova il mare della prima infanzia o quello degli incontri e degli addii. Vi si ritrova lo stupore della neve fresca al mattino, delle albe e dei tramonti, le attese e le occasioni. Quell'angolo, quella strada, quella piazza, quel pensiero che fugge lontano, alla ricerca di un corpo, di un'atmosfera, di un rimpianto, di un'emozione, di un vissuto che tanto è stato capace di compenetrare nella sua anima d'artista. Come potete constatare, andando avanti con questa presentazione, si tratta di opere che descrivono il recondito che si insinua nell'oggetto stesso. Passani usa il paesaggio per descrivere metaforicamente lo stato d'animo con tutte le sue variabili. Sente che questo è il linguaggio giusto per meglio descriverlo. Nella generalità non si tratta di soggetti facili, fatti per piacere a tutti. Non sono per niente ruffiani e sicuramente non sono stati realizzati con l'obiettivo della facile vendita. Sono, per così dire, per palati fini. Tra le altre cose, e a conferma di questo, molti di questi quadri recano la scritta di proprietà a mia figlia, a mia moglie, eccetera. E questo la dice lunga sul desiderio dell'artista di volerli conservare per sé e di non disperderli. Oddio, è sempre stato un dramma per Passani vendere un suo quadro, perché per lui era come distaccarsi da un figlio, da un qualcosa a cui era estremamente legato. Qualcuno ci riusciva a avere un quadro suo, però era sempre un'impresa. All'inizio del libro ho descritto sei opere che vanno dal 1957 al 2017, con l'intenzione abbastanza presuntuosa di aiutare il lettore nella comprensione di questo percorso. Parlo di presunzione perché non ho la certezza di esserci riuscito. Per un eccesso di masochismo, che a questo punto si può definire cronico, è mia intenzione rifare la cosa in questa sede, avvalendomi delle sapienti mani di Maurizio Della Nave, design, editore e molto altro, che nell'occasione ringrazio per avermi aiutato nella stesura di questo libro. Il suo apporto è stato determinante, ecco, prima di tutto. Bene. Iniziamo con un quadro del 1957, Il muro bianco. Grazie. Gualtiero Passani lo ha dipinto quando aveva 31 anni. Sul lato destro, in primo piano, campeggia un muro bianco
che invita l'osservatore ad andare oltre la curva, a continuare la sua strada. Per Passani è molto più importante proporre l'atmosfera che si genera dal ricordo di quel luogo piuttosto che la reale descrizione dello stesso. L'alone di nostalgia che emana il dipinto si rafforza con la scelta della colorazione quasi uniforme, un'amalgama di insieme che, muro a parte, vuol sottolineare il momento vissuto, il ricordo, l'atmosfera di un incontro o di una frequentazione che si sono sviluppate proprio in quello scorcio di campagna. Il ricordo pervade l'anima e, seppure cosa passata, rende il ricordo palpitante, come se fosse appena vissuto. La seconda opera che andiamo ad osservare si trova a pagina 23 del libro. Il titolo è Costruzione di un paese in un giorno di primavera. Il quadro è del 1960. La primavera coincide con la rinascita, ribadisco, 1960. Ogni datazione ha ovviamente la sua importanza. Con la visione di prospettive nuove, e Passani vive il sogno di una ripresa economica, capace di voltare pagina e girare le spalle ai grigiori di una guerra che tanto l'aveva coinvolto e fatto soffrire. Tra l'altro subì, in giovane età, aveva dai 18 ai 19 anni, subì il rastrellamento da parte dei tedeschi e l'internamento prima in un campo di concentramento in Polonia e poi a Vienna. Questo periodo di detenzione ha lasciato in lui tanti brutti ricordi che ha descritto in molte sue opere. In quest'opera il colore è la speranza e le forme sono la variazione dei soggetti e delle opportunità. La piccola figura al centro è quasi impercettibile, ma c'è, è proprio nel centro del quadro, si appaga della novità che come un turbine gli rotea intorno. Nella costruzione di un paese in un giorno di primavera c'è gioia, spensieratezza, voglia di vivere e, perché no, c'è il bisogno di sognare. L'artista sente che esiste l'opportunità di poter amare e programmare un futuro migliore, positivo, duraturo, costante. Sente che è il momento di mettere su famiglia, dedicarsi alla donna amata e immaginare la nascita di un figlio. Non a caso, nel 1961, nasce l'amata figlia Lidia, che è presente in sala, tra le altre cose. Questo dipinto emana positività perché è pieno di speranza, come lo è l'animo dell'artista in questo momento. Gualtiero Passani ha 34 anni e sente di avere tutta la vita davanti. Poi abbiamo un altro quadro, La Cava. E La Cava, appunto, è il titolo di questo quadro, che è del 1962. Il dipinto è quasi totalmente invaso dalla montagna, una massa marrone verdastra che, come madre premurosa e protettiva, ha la possibilità di generare dal suo interno la magnificenza di quelle superfici bianche che concede con parsimonia, come se trattasse di gioielli da perseverare con cura. Passani è nato a Carrara nel 26 e, come capita la maggioranza dei suoi concittadini, fin dalla fanciullezza vive la maestosità delle montagne che circondano la sua città e ancor di più il fascino di quelle masse bianche che le contraddistinguono, le cave appunto, da dove si estrae quel prezioso materiale che tanto ha contribuito alla realizzazione di eccezionali capolavori. I cavatori
sono gli eletti che possono accedere a questo straordinario mondo e sono tra i soggetti privilegiati da Passani. Nei loro visi l'artista fa trasparire la durezza del lavoro, la fatica quotidiana e nello stesso tempo l'orgoglio anarchico di chi non cede alla difficoltà della vita. Rughe come solchi nelle pareti di marmo, dove inserire i cunei per dividere i blocchi. Bene, andiamo avanti. Siamo, come dicevo prima, i quadri di Passani non sono di facile interpretazione, vanno osservati con estrema cura e metabolizzati col massimo della calma. Questo, il mare, è stato da sempre per Gualtiero Passani l'elemento dal quale non prescindere. Nel dipinto notturno La bandiera rossa del 1973, come avete notato, in questa elencazione cerco di essere, di fare un'analisi progressiva, diciamo, per, un po' anche per capire quanto è cambiato il suo modo di dipingere a secondo della sua età, del suo periodo in cui viveva, eccetera. Mi sono indicati con simboli e metafore i turbamenti e coinvolgimenti che spesso ha provato alla vista di quei luoghi carichi di mistero. La bandierina rossa lo riporta alla preoccupazione di bimbo, al quale viene negata la possibilità di accedere al gioco più bello. Tanti di noi hanno fatto l'esperienza, io ho fatto l'esperienza della colonia. Ai miei tempi, quando i genitori avevano altri impegni, si andava in colonia un mese e c'era l'aspetto bagno a un certo punto della mattinata in un recinto nel mare che chiudeva una zona, diciamo, di possibile, cioè senza pericoli ovviamente, e c'era un tempo prestabilito. Quel tempo lì era il momento più bello della giornata. Se c'era la bandiera rossa, c'era precluso quel momento lì che per noi bambini era il momento più bello. Nello stesso momento la spiaggia è sconnessa e piena di insidie. Il mare appare così lontano che diventa chimera la possibilità di raggiungerlo. Non a caso questo, perché il mare, fra le altre cose, identifica anche il sogno, il desiderio di raggiungere un qualcosa. Le onde impetuose e il cielo nero di pioggia offrono la visione di un insieme sofferto, una prospettiva che sconvolge il desiderio di poter godere del momento. L'insieme è metafora di uno stato d'animo apprensivo e sconvolto dai dubbi, uno stato d'agitazione che coinvolge l'artista nel profondo. La bandierina rossa frena l'entusiasmo per quello che si vorrebbe ottenere e l'atmosfera plumbea giustifica un'analisi approfondita del momento che l'artista sta vivendo. Ci saranno giorni migliori. Ora è il momento dell'accoglimento. Andando avanti, si arriva al 1980 con l'entrata degli operai nella fabbrica. Ah, perché giustamente abbiamo fatto un piccolo excursus, se puoi tornare indietro, un piccolo excursus di alcuni momenti diversi con un soggetto analogo. Per esempio, in questo caso qui, questo, l'obiettivo del mare, visto come raggiungimento di una meta, è sempre distante, però qui aumenta la difficoltà per raggiungerlo, perché questa spiaggia piena di insidie complica la possibilità di arrivare al risultato. Andando avanti, ecco, qui c'è proprio una turbolenza, c'è l'inaspettato, c'è il coinvolgimento umorale che ti costringe a situazioni anche a volte dolorose. Ecco, qui c'è proprio questo grande desiderio
di bypassare il dolore. E qui abbiamo la speranza che invece sia il futuro che ci possa venire incontro. C'è questo avvicinarsi verso la meta. Momenti della vita, perché ognuno di noi ha momenti diversi, momenti che difficilmente sono programmabili. Allora, nel 1980 l'entrata degli operai nella fabbrica e quello del 1983 sciopero nella fabbrica. Gualtiero Passani dà voce al suo modo di intendere il realismo sociale. In questo periodo, in questi anni, molti artisti si sono dedicati alla raffigurazione in qualche modo dello stato sociale e del realismo, come veniva chiamato realismo sociale, e ognuno l'ha interpretato a suo modo. Gualtiero Passani da sempre è stato originale in tutte le sue dimostrazioni e lo dimostra anche qui con questo suo modo di interpretare la situazione degli operai. Gualtiero Passani dà voce al suo modo di intendere il realismo sociale. Gli anni sono quelli delle grandi rivendicazioni proletarie. Gli anni di piombo stanno piano piano scemando. Infatti siamo nell'80-83, generalmente gli anni 70 vengono identificati come il decennio, gli anni di piombo, ecco. Però anche nell'inizio degli anni 80 gli strascichi si sentono. Ma il ricordo è ancora vivo e l'operaio sente su di sé la responsabilità di molte cose rimaste irrisolte. Nel primo dipinto, la fabbrica sullo sfondo disperde nel cielo i suoi fumi nefasti. Il circostante è grigio di sporcizia e di fuliggine. Gli operai si incamminano nella prospettiva di una lunga giornata di fatica. La strada rossa sembra rimembrare le tante lotte perpetuate contro, virgoletto, il padrone, perché anch'io ho un passato da imprenditore, quindi, però devo segnalare la voce padrone, perché per qualcuno era inteso come un ruolo, è bene confermarlo. Nel suo tempo fa riecheggiare il rosso delle vittime sul lavoro che quotidianamente siamo ancora oggi costretti a registrare. Nel secondo, il corteo degli scioperanti si ritrova su una strada bianca che simboleggia la speranza. A marciare verso la fabbrica brandendo le bandiere rosse, simbolo della ribellione nei confronti dello strapotere della proprietà. Il lavoro viene rappresentato più come una costrizione che come un diritto-dovere. Questa è l'atmosfera che si respirava, almeno in parte, in quel particolare momento, e Passani puntualmente lo registra. I suoi quadri hanno la carica espressiva di chi sente la responsabilità di essere solidale con questi uomini e queste donne, molto spesso messi nella condizione di non vedere onorati del tutto i loro diritti nella loro dignità di persone. Poi in questa altra immagine invece è simboleggiato il dramma. C'è una fabbrica che viene in qualche modo presa dalle fiamme, viene incendiata. Le figure che sono sul davanti potrebbero essere indicate praticamente come i dipendenti che hanno in questo modo qui la paura di perdere il posto di lavoro, la disperazione di un qualcosa che difficilmente potrà essere ricostruito. Vai pure avanti. Ecco, e anche in questo caso qui il dramma del fuoco. Il dramma del fuoco è da intendere come l'imponderabile, come può essere anche un'alluvione, come può essere una qualunque catastrofe che turba quello che è un equilibrio. Cioè in questo caso qui, sia nell'opera precedente che in questa qui,
si riscontra il dramma dell'imponderabile che difficilmente si può in qualche modo recuperare, ecco, è difficile da recuperare, però esiste nella storia dell'uomo ed è quotidiano. Abbiamo avuto anche in Alta Toscana, cioè in alcune zone toscane l'abbiamo avuto il mese scorso, delle situazioni drammatiche dove tanti hanno perso, oltre alla casa, anche il posto di lavoro. Bene, andiamo avanti. Questo è un quadro che ho voluto inserire perché ha una particolarità. La spiaggia dei matti è del 1986. Ripropone un tema caro a Passani, che è quello della follia, o per meglio dire la rappresentazione di quelli che lui definiva in modo affettuoso i miei matti. Questo i miei matti è analogo a quello che diceva Mario Tobino, noto psichiatra, anche lui li definiva i miei matti. Ecco, entrambi, sia Tobino che Passani, che tra l'altro si sono anche incontrati e conosciuti, avevano questa terminologia, i miei matti, che è non è dispregiativo, è un modo affettuoso, ecco, per indicarli. In un'atmosfera notturna, su una spiaggia dissestata e con lo sfondo di un mare agitato, si compie il rito del coinvolgimento emotivo di individui che hanno perso la stabilità mentale. Nel sottofondo di una melodia rallentata, i corpi, privati del peso della consapevolezza, si ripiegano e volteggiano, si deformano, si abbandonano alle posture più strane e disinibite. La nudità dei corpi non subisce l'onta della vergogna, sono matti e questo gli permette di non doversi giustificare. Sono matti e questo li libera da qualunque costrizione. Mentre la musica rallenta il tempo, cioè io vorrei che lo guardaste questo quadro immaginandovi una melodia, una musica, un qualcosa che rotea, che avvolge. Mentre la musica rallenta il tempo, le figure diventano elemento giustificative del paesaggio circostante, diventano vele, barche, approdi instabili, diventano poesia in una lirica che coinvolge la libertà di pensiero e d'azione. Il sogno e la fantasia sono stati capaci di liberarli e condurli in riva al mare. La notte è ancora lunga e mancano ancora molte ore prima che siano obbligati a rientrare nei loro letti di ospedale. Ora, questa è una simpatica visione caricaturale di Passani. Questa è la pazza, cioè non è una caricatura che vuol togliere fisionomia al soggetto, vuol dare quel tocco di partecipazione a una figura che è stata esclusa dalla società. Cioè la società esclude il diverso, esclude il folle, esclude chi non è normale, ma non perché ha diritto di farlo, ma perché è solo presuntuoso e ritiene di poterlo fare. Poi pure avanti. Ecco, questa per esempio invece è un altro aspetto della follia. La solitudine, cioè una camera, la nudità, perché generalmente i folli nei manicomi molto spesso si ritrovavano nudi, si ritrovavano in condizioni anche di disagio dal punto di vista fisico, formale. Ricordo una visita che ho fatto a Maggiano con la nipote di Mario Tobino, mi faceva vedere che c'erano delle stanze dove i malati nudi
venivano lasciati dentro queste stanze dove c'erano in terra le alghe, le cose così, dove si arrotolavano queste persone. Naturalmente non c'erano ancora gli psicofarmaci e quindi reggeva ancora la costrizione e l'obbligo di stare in ambienti chiusi, relegati, eccetera. Il gatto che vedete sul davanti è l'insidia, è il sospetto. Non che ci abbia quei gatti, io, per carità, io amo terribilmente i gatti. Io ho un gatto, si chiama Ulisse, e gli voglio un bene di vita. Però in questo caso qui, questo gatto messo in quella postura lì, praticamente indica l'esclusione del soggetto sullo sfondo. Lui è in primo piano e non si fida del contorno. È soggetto diffidente. La figura sullo sfondo, questa donna nuda, chiaramente cerca l'angolo, perché l'angolo è l'unico posto dove si può sentire in qualche modo protetta. Andiamo avanti. Bene, e qui cominciamo con qualche complicazione. Non totalmente astratto, non realista, La città nascosta del 1987 è un'opera dove tutto si comprende senza vedere niente di specificato in modo dettagliato. È questo un dipinto che richiede una consapevole immersione da parte dell'osservatore, penetrare il quadro andando a ricercare quello che vi è dentro. Una vegetazione prepotente si impossessa della superficie, diventa lo scrigno capace di celare case e persone, strade e piazze, chiese, balconi, porte e finestre. In questo diramare intricato di rami e foglie si intravedono tracce di vita, stati dormienti e focolai di passione dirompente. Gualtiero Passani, quando ha realizzato quest'opera, ha 61 anni, da poco ha lasciato l'insegnamento e dedica totalmente il suo tempo alla pittura. Questo stato di completa libertà sembra stimolarlo al gioco coloristico dell'espressione celata, del vedo non vedo, all'ironica sfida di voler dire tanto stimolando la curiosità dell'osservatore. Conoscendo Passani, so bene che non si accontenta della visione superficiale, pretende attenzione, partecipazione e coinvolgimento, e di fronte a quest'opera non è possibile, secondo mio modesto parere, rimanere indifferenti. Nel paese dei ricordi, comunque io ho un collaboratore stupendo, perché per ora non ne ha sbagliata neanche una. Io al posto suo avrei già fatto una frittata. Allora, non totalmente a steppla, nel paese dei ricordi del 1993, Gualtiero Passani rielabora la sua fanciullezza e alcuni momenti della sua vita in un'atmosfera favolistica che profuma di malinconia. L'albero è il centro di ogni festa di paese. All'occorrenza, qui bisognerebbe avere la consulenza di una persona in sala che riesce molto bene con le sue opere a rielaborare quelli che erano i momenti del passato. Mi riferisco a Maurizia Cardoni, che lei ha una visione realista di una nostalgia di un tempo passato che è poesia. E l'albero al centro della piazza è tipico di un certo pensiero, di un certo ricordo. All'occorrenza diventa l'albero della cuccagna, l'appoggio per la bicicletta del primo amore, l'ombra di tante confidenze e tanti sogni immaginati e forse mai realizzati. La pennellata decisa, il contrasto armonico di colori, con sottolineature forti e partecipi,
elementi descritti ed altri riassunti in forme articolate che donano l'atmosfera partecipe dei ricordi ancora vivi nell'animo dell'artista. In questo quadro c'è il riassunto di tanti paesi e momenti diversi, ricordi che affiorano alla mente di Passani come pagine di un diario ricco di scritte e di colori. Diario che si arricchisce di esperienze nuove col passare del tempo e i suoi quadri, come in questo quadro, registrano in modo puntuale ogni sua esperienza di vita. Nell'essenzialità espressa di quello che lui voleva dire. Non si va nel particolare, no, torna un pochino indietro. Non si va nel particolare, si va nel, cioè la pennellata significativa, cioè quell'onda, quel colore, quel movimento, quell'albero, quella casa, sono tutti periodi di un diario scritto in pittura. Poi abbiamo la lunga strada, quadro io ritengo molto complesso, del 2001, viene eseguita da Passani che aveva 75 anni. L'uomo è maturo negli anni, ma vitale nelle sue aspirazioni e visioni della vita. La strada bianca punta decisa verso l'orizzonte e taglia in due il paesaggio. La sola forma vivente è un albero capace di contaminare la strada con la sua ombra rossa che guadagna con prepotenza la scena. Il cielo sullo sfondo è segnato da poche nuvole, ma la colorazione giallastra aggiunta all'ombra rossa dell'albero infonde all'insieme un'atmosfera inquietante. Seppure l'impronta metafisica dell'opera induce al silenzio e alla meditazione, l'immobilismo della composizione trova motivo di sollecitazione e di riflessione. Qual è il vero significato di quell'ombra rossa? Vuole essere un avvertimento o l'indicazione di un accadimento in Fausto? È opportuno percorrere quella strada di per sé invitante o è arrivato il momento di fermarsi e aspettare la notte? La risposta rimane nell'animo di ciascuno di noi. L'arte di Passani non pretende di dare ad ogni domanda una risposta. Per alcune fornisce la sua personale soluzione, per tutte le altre si mette alla pari col nostro stato emotivo. Le soluzioni certe sono l'esclusiva dei saggi di professione, dei tuttologi. Passani non si pone sul piedistallo, nelle sue opere ci mostra la sua condizione di uomo, tra pregi e difetti, mettendo a nudo la propria vita e condividendola ad ogni passaggio con l'esperienza di ciascuno di noi. Che abbiamo dopo? Allora, una parte del libro è dedicato agli acquerelli. Gualtiero Passani ha sempre amato questa tecnica. Infatti, dopo l'Accademia di Belle Arti di Carrara, frequentò l'Accademia d'Acquerello a Vienna, dove si specializzò in questa disciplina. La tecnica dell'acquerello è stata da lui utilizzata durante tutto il corso della sua vita artistica. È solo una poesia i suoi acquerelli, veramente una poesia. Guardiamo insieme alcuni esempi pubblicati sul libro. Partiamo da Pioggia e nebbia di sera, del 1966. Qui andiamo un po' a ritroso perché chiaramente con l'acquerello rifacciamo un excursus abbastanza veloce, dove l'artista gioca all'integrazione dei personaggi con l'ambiente circostante, confusi nella nebbia e in parte annullati dalla pioggia. Abbiamo poi
Marina del 68, esempio di una visione intimista e romantica di imbarcazioni sul far della sera. La bandierina gialla del 1970 ci prospetta un arenile ed un mare in attesa di una possibile burrasca che sta per arrivare. Poi abbiamo, ecco, un lampione a Venezia del 72 e Chiesa della Salute del 76. Con l'approdo in entrambe le opere, il lampione in primo piano, la Chiesa della Salute sullo sfondo, ci offrono la visione romantica di un momento vissuto in prima persona e che ha lasciato nell'animo dell'artista un sentimento di struggente malinconia. La neve, ecco, ora io mi faccio una battuta. Io come capanno rotto solitamente dico la neve, no? Ma siccome in sala c'è mia figlia Beatrice, che se dicessi la neve col minimo mi tirerebbe la borsa, allora io dico la neve, come è giusto dire, no? Però la neve, ecco, la neve. Del 77 ci predispone alla meditazione, un distacco dalle cose in una sorta di raccoglimento laico. La neve caduta nella notte è ancora incontaminata, ha cancellato le tracce di persone e di mezzi, nessun rumore, tutto si racchiude nel candore di questo manto che tutto copre e tutto silenzia. La spiaggia di Nessuno dell'81 celebra l'autosufficienza della natura nei confronti dell'uomo. La spiaggia e il cielo lambiscono una striscia di mare appena percettibile. Con la loro predominanza rendono inutile la presenza di forme di vita. Sono loro l'essenza e la vita, il presente e il futuro delle cose. In realtà qui vive proprio la natura, cioè la natura che vive su tutto. Nei quadri, paesaggio della memoria, frammenti di luce nello stagno. Qui abbiamo il primo e il secondo sono dell'88 e Campo di grano che è del 90. Passani lascia al colore il compito di trasmettere il messaggio. Sono queste variazioni di colore e atmosfere dove l'osservatore può immergersi trattenendo il respiro e liberando la mente, istantanee di un passato che sembra accarezzare il cuore. Per finire poi, nel ritorno a casa del 98, Gualtiero Passani sottolinea i tanti ritorni dai viaggi del corpo o solo della mente, il piacere di ritrovare quelle certezze e punti di riferimento che per tacitare dubbi e angosce, il fuoco acceso che scalda l'anima, la carezza che ti fa sentire finalmente a casa. Bene, l'excursus dei quadri direi che conviene completarlo qui, perché sennò poi diventa una cosa che potrebbe annoiare più del dovuto. Vi preannuncio, questo me lo sono anche segnato, che questo non sarà sicuramente l'ultimo libro che ho intenzione di scrivere su Passani. Altri argomenti richiedono approfondimento. I miei matti, quelli che dicevo prima, e poi i ritratti espressionisti. Sono sicuramente due libri che in futuro ho in mente di scrivere sulle opere di Passani. Ma non escludo che strada facendo non venga fuori qualche altro argomento che vale la pena sottolineare. Del resto, 75 anni di pittura, sviluppati nella totale onestà intellettuale ed operativa di un artista come Gualtiero Passani, richiedono da parte mia questo impegno. Non so se sono o sarò in grado di comprendere nella sua interezza il messaggio che ci ha lasciato. Cercherò di fare del mio meglio per non deludere la sua memoria. Bene, allora.